Bentrovati al consueto appuntamento con la prima replay. In evidenza oggi, tra le notizie più importanti del giorno, ancora una vita spezzata, una giovanissima vita spezzata sulle strade. Le arterie della provincia di Ragusa si confermano ad altissima pericolosità, almeno proprio per la casistica impressionante delle ultime settimane, degli ultimi mesi. Al di là delle ragioni, dei fattori che hanno determinato questo ennesimo incidente della strada, ricorre proprio sinistramente questa casistica perché anche la Scoglitti Vittoria, come in passato abbiamo visto per esempio la Ispica Rosolini o altre strade, purtroppo hanno un altissimo tasso di morti sull'asfalto. In questo caso un ragazzo che non aveva compiuto ancora 16 anni su uno scooter a bassissima velocità, per cause che ancora non si conoscono, è uscito dalla sede stradale, ma per neanche un metro, perché a neanche un metro dalla striscia bianca che delimita la sede stradale ci sono i pali della illuminazione. Ora non abbiamo nessuna competenza tecnica per capire e per rilevare se e quanto ciò possa essere anche compatibile con le condizioni minimali di sicurezza, ma certo è un dato del quale prendere atto. Peraltro la Scoglitti Vittoria è stata più volte teatro di autentiche stragi sull'asfalto, intere famiglie sterminate, un caso simile a quello di oggi con una ragazzina di 14 anni, sempre per uno scooter nel 2009, e quindi anche su questo occorre una riflessione perché al di là dei fatti specifici nei quali non si può rintracciare probabilmente alcuna responsabilità, certamente le strade della provincia di Ragusa continuano ad essere poco sicure. Peraltro, anche se questo non vuole essere né un nesso né una ipotesi tendenziosa di qualunque tipo, parliamo della ennesima strada provinciale e sappiamo benissimo, ce lo ha detto il telegiornale anche in un'altra parte dei servizi, come oggi per esempio gli enti che devono sovrintendere alla manutenzione, alla gestione delle strade provinciali, cioè le cosiddette famigerate ex province, non hanno un soldo in cassa e quindi non possono fare neanche quello che pure dovrebbero fare. Questo al di là delle ragioni per cui ciò è accaduto. La giornata dell'informazione locale non è neanche ricca di tantissimi altri spunti, ne accenniamo brevemente a qualcuno. La impugnazione della norma dell'Assemblea regionale siciliana proposta e voluta da un deputato ebreo Di Pasquale da parte del governo centrale perché violerebbe il codice dei beni culturali e anche invaderebbe le stesse competenze dello Stato, in quanto una norma regionale non poteva modificare principi e criteri che non solo sono in una legge nazionale dello Stato, ma lo sono in una legge rispetto alla quale, come competenza per materia, tale competenza è tutta rimessa nelle mani dello Stato. Ricordiamo che a questa norma avevano plaudito i costruttori, ci sono posizioni contrapposte, scoppia un caso politico, ora vedremo, ma gli spunti sono tanti altri, per esempio nell'ambito della agenda politica, un fatto che riguarda un po' tutti i territori, ma che in Sicilia e in provincia di Ragusa è molto sentito, è questo voto online tra contestazioni e accuse velenose da una parte e dall'altra sul sì o no all'autorizzazione al processo per Salvini, con fortissime implicazioni anche sulla tenuta del governo. Vedremo. È rimasta appena qualche rottame dello scooter. È qui che ieri sera, alle 19:45 circa, si è spezzata la vita di Valerio. Non aveva ancora 16 anni. Stava rientrando a Vittoria con il suo scooter, a bassa velocità. Difficile per il momento stabilire cosa sia successo. Siamo sulla provinciale numero 17, che collega Scoglitti a Vittoria, punteggiate ai margini dai pali della luce che di notte la illuminano. Eh sì, abbiamo visto Valerio che avrebbe compiuto 16 anni il prossimo 4 marzo, un giovane studente molto noto ovviamente nella sua cerchia a Vittoria, che stava rientrando ieri a Vittoria intorno alle 19:45, aveva ancora percorso 2 km da Scoglitti quando lungo questa strada, che prevalentemente è un rettilineo, non sappiamo perché, è uscito dalla sede stradale e si è schiantato contro quel palo che abbiamo visto, un palo che sta a meno di un metro dalla striscia bianca che delimita la sede stradale, perché sia uscito fuori strada una distrazione, una macchia d'olio, un difetto meccanico, il tentativo magari di evitare un rischio che sopraggiungeva ovviamente con la circolazione nelle due direzioni opposte, non sappiamo. Speriamo che ovviamente le indagini possano accertarlo, anche solo appunto per poterlo scoprire e magari farne tesoro per una maggiore sicurezza nel futuro, perché ovviamente è stato comunque quello che tecnicamente si presenta come un incidente autonomo.
I funerali saranno domani alle 16, molti compagni di scuola di Valerio hanno preso stamattina in classe della notizia, molti altri lo sapevano perché nell'era dei social ovviamente le notizie circolano molto più velocemente, ma rimane il dato statisticamente impressionante di questa come di altre strade della provincia di Ragusa che si confermano ad altissima pericolosità. Le ragioni possono essere tante, spesso magari può darsi che non ci sia la responsabilità di nessuno in modo specifico, nel senso che le condizioni tecniche di sicurezza ci sono, però a volte bisogna andare oltre il nesso causa ed effetto che si presenta nella percezione empirica immediata, perché evidentemente a volte anche i volumi di traffico che si sviluppano, l'andamento della percorrenza, magari un rettilineo che induce a non rispettare i limiti di velocità, sono tutte cose delle quali bisogna tener conto e che possono essere oggetto di appello, di sensibilizzazione, anche di educazione civica. Poi è chiaro che al fondo di tutto c'è la necessità di rispettare sempre e comunque in maniera pedissequa e rigorosa le norme del codice della strada, anche se tutto lascia pensare che in questo caso non c'era alcuna velocità eccessiva rispetto alle norme, quindi purtroppo questa giovanissima vita si è spezzata senza colpa di nessuno. Dentro il palazzo, Nello Musumeci, presidente della regione, incontra gli eletti in Sicilia alla Camera e al Senato. Fuori, in Piazza Indipendenza, intorno al Palazzo d'Orléans, oltre un migliaio di dipendenti dei liberi consorzi dei comuni, le cosiddette ex province, manifestano e protestano. Gli enti sono sull'orlo del dissesto. Già Siracusa è un dato da tempo acquisito, ma presto anche Ragusa e altre ex province dovranno seguire la stessa sorte. La vicenda tragicomica, potremmo dire, delle ex province in Sicilia dei liberi consorzi dei comuni. La Sicilia ha fatto tanti pasticci da quando a livello nazionale col governo Monti nacque l'idea della soppressione o della riduzione poi delle province, però a quell'annuncio, subito recepito anche dall'Assemblea regionale siciliana che in materia ha una competenza esclusiva, non sono seguiti i fatti conseguenti e naturali, perché se alcune competenze rimangono in capo agli enti ci vogliono anche gli strumenti perché possono essere utilmente ed efficacemente esercitate. E invece non è stato così. Sul crinale di una divisione di competenza fra Stato e Regioni in Sicilia durante anche tutta la scorsa legislatura sono avvenuti tanti pasticci. Sta di fatto che in Sicilia gli enti sono ancora sotto commissariamento, dovrebbe finire finalmente il 30 giugno prossimo, ma la cosa più grave è che non ci sono le risorse, perché il cosiddetto prelievo forzoso, che allora la legge Monti impose a questi enti intermedi o di area vasta, come si dicono, in Sicilia non ha concesso sconti, mentre nelle altre regioni questo prelievo forzoso è stato comunque azzerato, cioè da parte dello Stato. In Sicilia ciò non è tecnicamente possibile, per cui con questo prelievo forzoso gli enti, rimanendo con le competenze che avevano, con gli organici che avevano, perché la gran parte delle risorse vanno a pagare gli stipendi, non hanno potuto approvare i bilanci perché non sarebbero stati i bilanci in pareggio. Questo è accaduto a 7 delle 9 province, o meglio dei 9 liberi consorzi dei comuni. Soltanto ad Agrigento e Trapani si è riuscita ad approvare il bilancio. In tutti gli altri enti no, quindi neanche a Ragusa. Dopodiché non può essere speso un euro anche se l'euro c'è, perché ovviamente proprio per questo difetto tecnico gravissimo, cioè della mancanza di un bilancio, ovviamente non è autorizzabile la spesa, quindi non possono essere pagati gli stipendi, ogni spesa è bloccata, che sia per affitto di locali che utilizza l'ente, oppure per le competenze per esempio relative alle scuole secondarie, oppure per la viabilità provinciale, e c'è una fittissima rete di strade provinciali per esempio nella provincia di Ragusa, e quindi la spesa anche lì è bloccata. E come dicevamo anche gli stipendi. È una vicenda incredibile che soltanto con un intervento normativo da parte dello Stato si potrà risolvere. Ecco perché appunto questo incontro non c'è da parte di Musumeci con gli eletti alla Camera e al Senato nel territorio siciliano, e i dipendenti ovviamente si fanno sentire perché temono di non poter percepire gli stipendi. Già a Siracusa, il primo ente fallito fra le varie ex province, gli stipendi non vengono pagati da 4 mesi. A Messina addirittura la città metropolitana di Messina ha chiuso di fatto proprio l'ente e messo in ferie forzate tutti i dipendenti, ma un epilogo non del tutto diverso attende tutti gli altri enti che non hanno approvato il bilancio. Ecco perché i dipendenti hanno protestato e vedremo quali saranno le soluzioni. È stato definito il primo voto di fiducia online e in effetti a qualcosa del genere somiglia la votazione sulla piattaforma Rousseau alla quale gli iscritti al Movimento 5 Stelle oggi prendono parte. Il quesito è uno solo, ma appare decisivo per la sorte del governo. E anche in Sicilia e in particolare in provincia di Ragusa, dove gli iscritti sono numerosi, c'è fibrillazione. La base 5 Stelle deve dire ai parlamentari...
Quel domani che leggevamo sta per oggi, perché in effetti oggi il sito, la piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle si presenta inaccessibile e quindi quell'immagine in effetti era ricavata da un accesso eseguito nella giornata di ieri. E oggi quindi il giorno in cui le decine di migliaia, saranno 130.000 secondo l'ultima stima, degli iscritti al Movimento 5 Stelle potranno votare, perché per lo statuto e il regolamento di questo movimento alcune decisioni che vengono affidate alla base appunto vengono solo il frutto delle scelte degli iscritti e poi dovrebbero essere eseguite così come si delineano in questa piattaforma, in questo caso dai parlamentari oppure dal gruppo dirigente del movimento. Ma è una vicenda veramente importante, grave, di grande svolta, perché in ogni caso avrà effetti molto importanti. Veniva detto nel servizio, è il primo voto di fiducia online. Il voto di fiducia è quello che esprime il Parlamento proprio sulla morte o la vita dei governi, perché l'effetto potrebbe essere dello stesso tipo, in quanto se il voto online dovesse certificare una volontà della base del Movimento 5 Stelle di via libera al processo Salvini, è molto probabile, anche se ovviamente non c'è una certezza già acquisita in questo senso, che il governo possa cadere, perché la dinamica politica sicuramente è in questa direzione, in quanto Salvini oggi è elettoralmente molto forte secondo i sondaggi rispetto ad uno smacco di questo tipo, perché lo ha detto in tutte le lingue che lui non vuole essere processato e gradisce a non essere processato, e solo il Senato a maggioranza lo può salvare. Qualora il Movimento 5 Stelle, alleato di governo, gli dovesse dare questo smacco, probabilmente scatterebbero dinamiche di questo tipo, quindi scioglimento dell'alleanza, azzeramento di tutto, finirebbe anche il cosiddetto contratto di governo. Ma l'alternativa qual è? L'unica altra opzione, perché non ce n'è una terza, è che invece da questo voto online scaturisca un no al processo a Salvini. Ma se è così, il governo sicuramente sarà salvo, Salvini ringrazierà ovviamente l'alleato, ma probabilmente il Movimento 5 Stelle cesserà di esistere, almeno con la identità, il profilo, cioè l'anima con cui l'abbiamo conosciuto finora, perché questo è un punto decisivo per la essenza stessa del movimento, cioè quello di avere sempre disconosciuto, contestato e negato la possibilità di immunità o di privilegi per i parlamentari anche nella loro sottoponibilità a qualunque procedimento giudiziario. Per cui da questo punto di vista un voto di segno diverso sarebbe sicuramente un rischio di implosione o comunque con conseguenze devastanti sulla tenuta anche elettorale del movimento, che è già in caduta libera rispetto ai mesi scorsi, perché appunto già abbiamo visto con l'evoluzione dei sondaggi come sono cambiati i rapporti di forza tra i due alleati di governo rispetto al momento in cui si tennero le elezioni il 4 marzo dello scorso anno. E in questo contesto ha un effetto importante che ha fatto sicuramente riflettere anche l'uscita di Beppe Grillo, il quale ormai è molto defilato, non si occupa più del movimento, ne rimane soltanto il padre nobile per averlo ideato e fondato, sta alla larga in quanto non gestisce, non si occupa di fatti politici, ma molto efficace il suo commento, perché tra le tante altre così ipotesi più o meno malevole che si possono fare su come è stato congegnato questo, che è un momento di partecipazione e di democrazia diretta, così come dicono i 5 Stelle nell'ambito della piattaforma Rousseau, sembra che il quesito sia stato, come dire, formulato proprio per indurre gli iscritti a votare nel senso di negare il processo a Salvini. Perché la domanda non è quella che avrebbe dovuto essere tecnicamente e che è quella alla quale dovranno rispondere poi i senatori in aula. Sì o no, cioè processo a Salvini, cioè sì o no alla autorizzazione alla magistratura penale a procedere? No, quella domanda è stata posta in un modo completamente diverso che determina un effetto opposto. La domanda è: credi che Salvini abbia agito nell'interesse dello Stato quando ha trattenuto oltre il tempo previsto i migranti nella nave Diciotti? Che non c'entra nulla con l'oggetto del contendere e che determina un effetto opposto proprio rispetto al sì e al no. E giustamente Beppe Grillo lo ha fatto anche rilevare con la sua capacità di ironia, in questo caso anche applicata alla sua creatura, poi ovviamente lo ha anche rivestito di qualche notazione tra comma 22 e sindrome Procust, qualche citazione letteraria non guasta. Il comma 22 è a tutti noto, è quel famoso comma che abbiamo preso da un notissimo romanzo, cioè rispetto al quale a un certo punto le opzioni sono queste: se uno è pazzo può ottenere l'esonero dall'emissione di volo,
Ma se uno chiede l'esonero dall'emissione di volo, sicuramente non è pazzo, perché sa quello che vuole e chiede anche la cosa giusta. Nel famoso comma 22, vedremo come andrà a finire. In questo contesto mettiamoci anche la sfiducia, lo scetticismo, a volte anche la maldicenza ironica e sottile, tagliente, che sempre ha circondato queste votazioni online nel Movimento 5 Stelle, in quanto in molti hanno sempre dubitato dell'autenticità del voto. Non ci sono prove né pro o contro per poterlo dire o smentire, però certo tutti questi elementi in qualche modo stanno creando un contesto nel quale, a fronte degli effetti importanti che abbiamo descritto nelle due opzioni, sì o no a processo e quindi rischio che cada il governo, certo per la vita del Movimento 5 Stelle questo potrebbe essere un punto di non ritorno, e accade oggi fino all'orario in cui è prevista la possibilità della votazione online. Sta mobilitando ovviamente gli iscritti in tutta Italia, ma in Sicilia, dove il movimento è molto forte, lo hanno anche dimostrato i recenti risultati elettorali, e in particolare in provincia di Ragusa, dove la base è sempre stata molto fitta e radicata, sono ore veramente di fibrillazione e di angoscia. Lo stop da parte del governo centrale era stato chiesto e auspicato. Legambiente soprattutto l'aveva caldeggiato, e ora che è arrivato esplode lo scontro politico sulla norma di Pasquale proposta dal deputato Ibleo e approvata dall'Assemblea regionale siciliana, con il risultato di rendere più facili gli interventi edilizi nei centri storici. Secondo Palazzo Chigi, la norma che modifica la legge sul recupero del patrimonio edilizio dei centri storici è in contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le modifiche dunque violerebbero la Costituzione. E un'altra vicenda politica molto importante fa irruzione nella realtà, in questo caso anche locale, fortemente, perché il governo centrale, il governo Conte, ha impugnato la norma approvata a dicembre scorso in sede di variazione di bilancio dall'Assemblea regionale siciliana, che modifica la legge sul recupero dei centri storici. Quella norma fu proposta dal deputato ragusano Nello Di Pasquale e serviva, in molti plaudirono, oltre allo stesso Di Pasquale, a facilitare, a rendere più semplici e rapidi gli interventi edilizi nei centri storici. Certo, molti lanciarono l'allarme perché era tutt'altro che una buona cosa questa possibilità nuova che la norma consentirebbe, perché ovviamente il rischio è uno stravolgimento dei centri storici per molte ragioni che abbiamo già illustrato altre volte, e su cui qui non c'è il tempo di soffermarci, ma ne diciamo una su tutte. Il centro storico, secondo anche una corrente culturale e scientifica di pensiero molto presente anche nel dibattito pubblico complessivo e ovviamente che si è fatta strada anche nelle volontà legislative, oltre che negli orientamenti giurisprudenziali, i centri storici di pregio sono un bene in sé, cioè lo sono nella loro unitarietà. Per cui se un intervento su una singola abitazione, su un edificio che fa parte del centro storico è slegato da una visione d'insieme, è chiaro che rischia di attaccare, comunque di aggredire il centro storico nella sua interezza, al di là appunto delle ragioni e delle modalità nelle quali scatta l'intervento singolo. Perché la norma approvata dall'Assemblea regionale siciliana sostanzialmente assegna ai comuni il compito di varare dei piani per fare una ricognizione di tutti gli edifici esistenti nel centro storico, e però se non lo fa può provvedere il privato, il quale si fa un suo piano sulla sua unità immobiliare, lo presenta a modo suo e poi l'ultima parola spetta ad una conferenza di servizio nella quale neanche il parere contrario della soprintendenza è più vincolante, ma sarebbe semplicemente obbligatorio. Quindi, secondo quelli che hanno denunciato questa norma, il rischio sarebbe stata una devastazione dei centri storici. Ovviamente non la pensa così Di Pasquale, non la pensano i deputati che approvarono quella norma, però adesso i nodi vengono al pettine. Si schierò subito contro questa norma Legambiente, che invitò proprio il governo centrale a impugnare questa norma, ed è quello che il governo Conte ha fatto. L'ha fatto nel presupposto che l'Assemblea regionale siciliana si sarebbe arrogato un potere che non ha, cioè quello di modificare una legge dello Stato, appunto quella sul recupero del patrimonio edilizio nei centri storici, in questo modo violando intanto il codice dei beni culturali, perché la norma regionale sarebbe in contrasto con il codice dei beni culturali e paesaggistici, ma comunque violando una norma della Costituzione, che è quella che assegna allo Stato ed esclusivamente allo Stato la competenza in questa materia. Insomma, il ricorso, così secondo questi ragionamenti che stiamo sviluppando, appare tutt'altro che infondato, ma il caso politico è esploso, cioè Di Pasquale ha reagito in maniera durissima, definendo vergogna questa
iniziativa del governo centrale, che a suo avviso sarebbe stata assunta solo perché la norma all'ARS non piacque al Movimento 5 Stelle, ma il discorso è molto serio, deve essere approfondito nel merito, perché ovviamente ne va della tutela, della conservazione di un bene pubblico di altissimo interesse, quali sono appunto i centri storici, e quindi è bene uscire dagli schemi della contrapposizione, della strumentalizzazione politica e analizzare il tema in maniera seria, ed è quello che cercheremo di fare anche nei prossimi giorni. Il pomeriggio di sabato scorso avrebbe potuto essere di svolta nella vertenza sociale che la frazione di Scoglitti ha aperto con l'azienda sanitaria provinciale e quindi con la Regione, in seguito alla chiusura del PTE, il presidio territoriale d'emergenza, i cui 5 medici sono stati dirottati nell'ospedale Guzzardi di Vittoria, dove c'è grave carenza d'organico. Ormai questa sigla è diventata famosa, tutti la conoscono, anche quelli che prima non avevano prestato attenzione. Il PTE come presidio territoriale d'emergenza, ovviamente parliamo di sanità e di strutture sanitarie. A Scoglitti è stato chiuso alcune settimane fa, temporaneamente fu detto, per una ragione che è stata annunciata sempre in questi termini: c'è una gravissima carenza di medici nel pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, non ci sono altri medici che si possano prendere da altri posti, l'unica soluzione è, almeno nel periodo non estivo, prendere i 5 medici che erano in dotazione appunto al PTE di Scoglitti, il che significa chiudere di fatto il PTE, farlo diventare, ecco la nuova sigla appunto che è stata prospettata, un PPI, cioè un punto di primo intervento, che non è la stessa cosa, perché ci sarebbe al massimo un'ambulanza con un medico, ma un medico che non può eseguire interventi d'emergenza, e questo non accontenta, non rassicura per nulla i residenti della frazione di Scoglitti, preoccupatissimi perché hanno una coscienza molto chiara sulla funzione fondamentale del presidio d'emergenza che c'è stato appunto in tutti questi anni, con anche una ricca aneddotica su episodi in cui proprio il presidio è stato provvidenziale per salvare vite umane, quindi sarebbe un rischio altissimo quello nel quale viene a mancare, perché già di fatto manca questo presidio, non soltanto per la frazione di Scoglitti, perché da questo punto di vista la frazione è soltanto parte di un più vasto tessuto territoriale che queste strutture potevano servire in maniera onnicomprensiva. Tentativi, mobilitazioni, appelli accorati, assemblee di tutti i tipi, però l'azienda sanitaria provinciale è stata irremovibile, ancorché sempre disponibile al confronto e all'ascolto, e sabato pomeriggio a Ragusa è venuto l'assessore regionale Razza, quindi Massimo esponente in materia della regione, da cui ovviamente le aziende sanitarie dipendono. Anche lui ha ascoltato, è stato disponibile, ha cercato in qualche modo di indorare la pillola, potremmo dire, promettendo interventi anche utili e importanti come correttivi e integrativi, ma sostanzialmente fino a quando non ci sarà la possibilità di avere i medici necessari per il pronto soccorso di Vittoria, il presidio territoriale di Scoglitti non potrà essere riaperto. Vedremo se ci sarà un secondo tempo, tutti hanno invocato una possibile marcia indietro, un'altra soluzione. I 4 deputati ragusani, tutti schierati, sia i 2 cosiddetti di opposizione che i 2 che sostengono la coalizione di governo a favore della riapertura del presidio, però ancora la soluzione non c'è, non è neanche stata annunciata, e pare che per un certo tempo, vedremo quanto sarà a lungo, la comunità dovrà comunque accontentarsi della chiusura di questo presidio. Certo, se qualche vicenda, qualche caso particolare, qualche fatto di cronaca, speriamo non negativo, che dovesse accadere, dovesse riproporre in maniera concreta ed efficace i termini della questione, allora sicuramente forse il tenore del dibattito e anche delle decisioni potrebbe cambiare. Non si sa quando la Sicilia, sottinteso, diventerà bellissima, ma intanto il movimento politico fondato dall'allora candidato a presidente della regione Musumeci, che ha scelto questo nome, si organizza. Domenica ci sarà a Catania il congresso regionale, ieri a Ragusa quello provinciale, che ha eletto segretario Giuseppe Alfano, sindaco di Comiso dal 2008 al 2013. Non si è votato, l'elezione è avvenuta per acclamazione. Domenica prossima a Catania sarà celebrato il congresso regionale di Diventerà Bellissima. È un movimento che ancora non è strutturato e non si definisce un partito, abbastanza giovane, di recente costituzione, che però appunto si vuole strutturare nel territorio e quindi dotarsi degli organismi rappresentativi secondo una democrazia interna ovviamente disciplinata dal proprio regolamento e dal proprio statuto. In vista di questo appuntamento, ieri e in questi giorni, nelle varie province
si sono tenuti i congressi provinciali. Era il primo appuntamento, perché ricordiamo anche brevemente questo movimento con questa denominazione, abbastanza fuori dal comune. Il soggetto di Diventerà Bellissima è la Sicilia, come ovviamente è intuitivo, in quanto ecco, Musumeci, allora candidato alla presidenza della regione, volle proporsi con questo slogan dicendo: con noi, con il nostro programma, con me, se diventerò presidente della regione, la Sicilia diventerà bellissima. Oggi ciascuno può avere un po' la sua opinione dopo 15 mesi circa da quelle elezioni e quindi dall'operato di questo governo, se la Sicilia è sulla buona strada o meno per diventare bellissima, ma intanto il movimento che porta questo nome appunto si organizza. E lo fa appunto riprendendo le fila anche di quella base di sostegno elettorale. Fu un movimento che in effetti ebbe un buon risultato, ma non neanche eccellente. Si attestò poco sopra il 5%, giusto quanto bastava per superare lo sbarramento, perché altrimenti sarebbe rimasto fuori dall'Assemblea regionale siciliana. E però in provincia di Ragusa il dato fu molto molto più alto e lusinghiero, assolutamente diverso e difforme da quello di tutte le altre province. Solo grazie a questo risultato di oltre il 13%, fu possibile che in provincia venisse eletto un deputato di Diventerà Bellissima, che è Giorgio Assenza, che è di Comiso, come ben sappiamo, e quindi il sostegno e la partecipazione al movimento che in questo periodo sono vissuti soprattutto nella realtà di Comiso, proprio nati anche intorno alla figura rappresentativa di Assenza, sicuramente sono un elemento importante dal quale non si può prescindere, e forse non è un caso. E forse si deve a questo se il primo segretario provinciale, anzi coordinatore in questo caso è la denominazione della carica, di Diventare Bellissima in provincia di Ragusa, sia comunque una figura di Comiso. Nota peraltro perché è stato già sindaco della città dal 2008 al 2013, allora a capo di una coalizione di centrodestra in quota Alleanza Nazionale. Siamo appunto ancora nella fase precedente alla fusione di Forza Italia e Alleanza Nazionale nel PDL, e quindi poi ovviamente ci fu anche la nascita del PDL nel frattempo, e Alfano ovviamente confluì nel PDL, oggi torna nella scena politica attiva con questa carica. Il movimento ovviamente è dinanzi ad una scelta anche importante, perché ci sono le elezioni europee che prevedono questo drastico sbarramento nazionale al 4%, e per un gruppo che è presente solo in Sicilia, dove comunque ha conseguito appena o poco più il 5%, ovviamente non è pensabile che ci possano essere speranze di superamento dello sbarramento nazionale. Quindi la scelta della confluenza in una coalizione, in una lista, con un altro partito, con altri partiti, è assolutamente necessaria. Il tema anche del dibattito da qui alle prossime settimane e anche questo, vedremo un po' come andrà. Comunque si tratta, diciamo, del partito o del movimento creatura personale di Nello Musumeci, che ci aveva già provato con un movimento di propria emanazione quasi personale fuori dai partiti nelle precedenti elezioni, quando però non riuscì in quel caso a vincere nel 2012 e fu eletto Crocetta. In quel caso il movimento si chiamava Autonomia Siciliana, prese molto meno del 5%, quindi non fu superato neanche lo sbarramento, anche se poi il risultato come presidenza della regione fu più lusinghiero rispetto a quello della lista. Si disse in effetti che poi in quel caso la candidatura di Miccichè, insomma, servì a spaccare il centrodestra e sostanzialmente a consentire a Crocetta di essere eletto. Sicuramente ciò è vero anche alla luce di tanti fatti che abbiamo appreso di recente, però dopo quel primo tentativo che non ebbe risultato, Musumeci ci è riuscito con questo movimento che, aggregando anche le componenti tradizionali della coalizione di centrodestra, è arrivato primo come candidato alla presidenza e dotato di una pattuglia di parlamentari tutta propria, cioè i parlamentari appunto che aderiscono al gruppo di Diventerà Bellissima, ed ora comincia questa navigazione nel territorio siciliano di questo soggetto politico. Vedremo con quali risultati a partire dalle prossime elezioni europee. Era questa l'ultima considerazione, grazie, come sempre appuntamento dopo il TG.